Come si chiama la capacità umana di sopportare l'ingiustizia? Cioè, quando guardiamo qualcosa o veniamo a sapere qualcosa di brutto, sta accadendo un po' troppo spesso ultimamente, a dire il vero, cosa avviene nel nostro cervello e esiste un metodo per digerire questo tipo di informazioni, soprattutto quando diventano troppe, per non andare in overdose di notizie di merda? Mi sono fatta questa domanda. Ha un nome tecnico per le neuroscienze questa capacità nostra di digerire le notizie di merda? Non mi pare, ma ho trovato delle curiosità interessanti. La prima curiosità è che questa capacità umana non ha nulla a che vedere con la resilienza. Non so voi, ma a me la resilienza mi ha rotto il cazzo, perché non corrisponde allo stato attuale delle cose. Ci raccontano che in giro sia pieno di gente zen che riesce a passare attraverso alle brutte notizie, ma io vedo soltanto gente che cade a pezzi, che si regge con lo sputo. I poveri vanno in psichiatria, dove almeno vengono prescritte delle cose senza far troppo domande, mentre i ricchi si buttano sulla cocaina. Ecco, tra l'altro, notizia di poco tempo fa, ho visto su un giornale che a Bergamo si consuma la maggior quantità di cocaina in Italia. Cosa hanno i bergamaschi meno di noi? Insomma, vi lascio con questa riflessione. La capacità di sostenere il peso degli eventi varia di persona in persona. Si attiva la stessa area cerebrale che normalmente noi attiviamo quando proviamo disgusto, dolore, frustrazione e rabbia. E questa area cerebrale fa sorridere, scusate, ma non c'è proprio un cazzo da ridere. Si chiama area cingolata. Pensate un po', utilizziamo l'area cingolata per sopportare l'abuso di cingolati che si sta facendo in questo periodo, pagati da noi. Ora, mentre le reazioni proprio fisiologiche sono più o meno uguali per tutti i soggetti, quello che cambia è la nostra reazione. C'è chi si indigna e c'è chi invece sviluppa una capacità di resistenza, di sopravvivenza, che è sempre più diffuse, che credo sia molto pericolosa per l'evoluzione del cittadino italiano. Questa reazione presuppone il fatto che proprio a livello biologico, cognitivo, la persona che sta guardando riadatta, rielabora, potremmo dire traduce quella notizia di merda, rendendola più accettabile, rendendola più digeribile. L'ingiustizia, la sofferenza, questa notizia di attualità di merda restano lì, invariate. Ciò che varia è semplicemente il nostro senso di percezione della realtà. Siamo drogati da una risposta cognitiva che io definirei resiliente. Una droga che prendono tutti coloro che si ostinano ancora a leggere i giornali, chiamiamo giornali quotidiani. Ora, esiste però un piccolo cortocircuito. Vi siete resi conto che come gli occidentali sono cambiati, non riusciamo più, in quanto occidentali, e questo è molto atipico, a sopportare tutte le ingiustizie che stiamo vedendo? E il caso della Palestina è un esempio esemplare. Siamo diventati occidentali empatici, ma prima o poi, vedrete, verranno a cercarci. Stanno già pensando ad un vaccino contro la pace, che la pace, lo ricordiamo, è il nemico numero uno di tutti i maggiori affari esteri.